prospettiva, gli enti bilaterali dovrebbero avere un ruolo importante di sostegno all'occupabilità del settore. È possibile incrementare questo loro ruolo? È possibile, diciamo, inserirli in maniera più strutturata all'interno di questo processo verso una non solo maggiore capacità di creare occupazione, ma anche una maggiore produttività del settore? Possono avere un ruolo più importante? Innanzitutto grazie dell'invito e grazie anche agli organizzatori per aver invitato a questa giornata che consolida anche un rapporto che ha adattato con il settore da molto tempo. Rispondo alla domanda e provando a accordarmi anche con quanto hanno detto i relatori precedenti. Sì, io credo che sia centrale la bilateralità nella costruzione di buone relazioni industriali e di lavoro in qualsiasi ambito, ancor più in un ambito così particolare da un punto di vista del lavoro come quello descritto dai dati che abbiamo visto prima. Per cui credo che la bilateralità sia uno, come è ormai da sempre e dagli ultimi rinnovi soprattutto, uno degli elementi principali su cui si giocherà la partita del rinnovo. Tanto più in un momento in cui, secondo me, culturalmente, dalla normativa la bilateralità non è vista molto bene. Perché la normativa dell'ultimo anno, la normativa sul lavoro dell'ultimo anno, non aveva dietro una valorizzazione della bilateralità, ma forse al contrario, un suo svilimento. Perché dico l'importanza della bilateralità e provo a circostanziare un po' la cosa? Non tanto della bilateralità intesa solo come osservatorio, monitoraggio del mercato del lavoro, modalità ormai più o meno diffusa in alcuni settori solo sulla carta, in altri invece con la costruzione di enti bilaterali effettivamente efficienti, capaci di leggere il mercato del lavoro, e su questo siamo d'accordo. Ma anche con una bilateralità che mette al centro l'interessata al cosiddetto, termine sempre un po' antipatico, però per capirci, capitale umano. Perché la produttività non passa solo dall'aspetto normativo, non passa solo dall'organizzazione del lavoro, ma passa anche dalla qualità di chi ci lavora. In questo senso il contratto collettivo del turismo già prevede tantissime funzioni dell'ente bilaterale. In particolare mi soffermo su quello che credo sia la lettera E dell'articolo 18, che è quella del controllo del mercato del lavoro, per cui non solo il monitoraggio e la conoscenza del mercato del lavoro come nessun altro, chiaramente perché è fatta da chi opera tutti i giorni, ma perché no anche magari l'intermediazione, quindi la lettura dell'effettivo fabbisogno e magari anche la formazione delle persone per rispondere a quel fabbisogno. Questo si congiunge con un altro aspetto che secondo me è estremamente collegato alla produttività, che è quello della formazione della persona. E quindi, sempre anche in questo ambito, il contratto del settore è qualche passo avanti rispetto agli altri, perché ha una parte dedicata esclusivamente alla formazione professionale, anche se intendendola più in termini continui, e poi prevede comunque, teoricamente, anche la possibilità di stipulare apprendistati di primo livello. Ecco, questi sono argomenti solitamente molto sottovalutati. Però la formazione del capitale umano incide fortemente sulla produttività del settore. Perché, e poi, questo è un settore che non ha un alto tasso di macchinari e strumentazione. Chi produce valore è la persona. In questo non è il macchinario, la linea o il grande investimento tecnologico, anche, ma è chiaramente la persona. Per cui anche il discorso che dicevamo prima, io inserirei, collegando volutamente l'aspetto della bilateralità, l'aspetto del capitale umano e della formazione della persona. Mi collego poi, e chiudo questa prima risposta, a quanto dicevano i relatori precedenti con i quali sono assolutamente d'accordo, mettendo anche altri quattro punti probabilmente prioritari per chi si siede
al rinnovo contrattuale. Sicuramente quello della semplificazione, ma quando parliamo di semplificazione la intendiamo certamente come semplificazione normativa, ma questo non è nella disponibilità di chi si siederà al rinnovo. Invece nella disponibilità di chi si siederà al rinnovo c'è la semplificazione normativa della propria norma, per cui del contratto stesso. E credo che questa sia una di quelle esigenze che emergevano dalle slide. Un contratto più comprensibile, sempre più comprensibile, e forse anche un pochino più snello, da una parte. Dall'altra, sono accortissimo sul fatto che in questo momento storico il punto focale, il punto su cui più concentrarsi è il punto della produttività, e l'attualità delle relazioni industriali ci dice che è la produttività, anche se poi la realtà di fatto ci racconta un'applicazione delle norme di tassazione alla produttività che non erano miranti ad incrementare, questo non solo nel turismo, in tutti i settori, non miravano ad incrementare la produttività vera e propria, ma miravano ad abbassare il costo del lavoro, cosa assolutamente comprensibile e giustificabile in un momento come questo. Va forse inteso, va superato un po' questa falsità di fondo, soprattutto da parte del legislatore, chiarendo se la norma vuole incentivare maggiore produttività, ma se vuole fare così deve essere discriminatorio, tra virgolette, cioè c'è qualcuno che produce più e qualcuno no. Non è sicuramente una norma che può valere per tutti in modo uguale. O se invece mira ad abbassare il problema del cuneo fiscale, e allora a quel punto diventa una norma che ha un altro scopo, comunque molto virtuoso, ma non è detto che debba essere strettamente collegata alla produttività. Anche perché, appunto, perché si controlli un effettivo incremento della produttività, ci deve essere un controllo ex post basato su degli indicatori. Perché se no non si capisce bene di cosa si sta parlando. E tanto più la dimensione aziendale si restringe, tanto più questo è difficile. Per cui è chiaro che la sfida è capire cosa vuol dire fare contrattazione di produttività in ambito così polverizzato con contrattazione territoriale. Si può fare sicuramente, ma questo vuol dire lavoro aggiuntivo e fantasia aggiuntiva di chi si occupa di questi temi, di chi si occupa delle relazioni di sistema. Si può fare, per esempio, prendendo ad esempio best practice, ci sono già, come quelle citate dal professore, quindi con accordi territoriali, a loro volta snelli, che permettono poi all'azienda di applicare un menu di soluzioni individuati a livello territoriale. Ultimo aspetto che cito, perché secondo me è comunque collegato all'aspetto della produttività e che è centrale quando ci si siede a un rinnovo, quello dell'aumento economico, dell'aumento salariale che sarà concordato. L'accordo della produttività pare dire... l'accordo di novembre pare dire che non si debba più andare verso un incremento automatico dei salari, ma questi debbano tener conto dell'andamento del settore, dell'andamento delle imprese, dell'andamento del mercato del lavoro di quel settore, eccetera eccetera. Come a dire che l'aumento per inflazione automatico con un'applicazione automatica dell'indice individuato, solitamente quello ICCA, non è più un limite di partenza, ma può essere un limite massimo, dentro le quali poi le parti contrattano a partire dalla situazione occupazionale e dalla situazione economica, e questi dati sono significativi. È chiaro che è chiaro in questo senso che se le richieste, soprattutto da parte sindacale, non tengono conto di un andamento di difficoltà del settore, quello che si è detto negli ultimi giorni che ho comunicato il Corriere, in un certo senso... avverrà al contrario. Il Corriere ha comunicato negli ultimi giorni che i salari sono negli ultimi anni sono più bassi dell'aumento del costo della vita. In realtà questa è una lettura un pochino parziale. Perché? Perché l'incremento salariale non segue mai l'andamento economico, per cui uno contratta per i 3 anni dopo, per cui non ha capacità di adattare poi l'incremento salariale all'andamento economico effettivo. Se uno va a vedere i dati, in realtà scoprirebbe che fino a 2 anni fa erano sempre più alti. Per cui in questo momento con i nuovi si sta recuperando quello che si era perso prima. Perché? Perché l'incremento era assolutamente slegato all'incremento di produttività. E se l'incremento salariale è slegato dall'incremento di produttività, questo genera inflazione. Ed è quello che è successo prima del focus che è andato sui giornali nell'ultimo tempo. Per cui questo diventa un argomento importante, interessante in un rinnovo contrattuale. Che torno al discorso di prima, è come collegare anche quegli incrementi alla produttività del settore.
Grazie Massoli.